Anche questa settimana siamo invitati a riflettere sul tratto fondamentale della sapienza del cristiano che celebra la Quaresima. Come abbiamo detto domenica, cerchiamo di capire qual è la sapienza di chi vive di gesti di perdono e i Vangeli che ascolteremo giorno dopo giorno in questa settimana ci aiutano a trovare tanti spunti. Per esempio, il primo è un allenamento, quello di chi vuole giungere alla sapienza di chi è capace di vivere gesti di perdono, di amore, di riconciliazione, di misericordia. È dunque un allenamento che deve essere portato avanti giorno per giorno. O ancora, le scritture ci ricorderanno che il digiuno è amico di questa sapienza, e dunque noi torniamo anche già a quell'atteggiamento sapienziale che abbiamo incontrato la prima settimana di Quaresima, la sapienza appunto di chi vive il digiuno come modalità per mettere ordine dentro se stesso. E ancora le scritture ci aiuteranno a capire che l'essere capaci di vivere gesti di amore, di vicinanza, di riconciliazione, di perdono, dipende da quale occhio si usa nel guardare la realtà, la storia, le cose, le persone, quale predisposizione potremmo noi tradurre meglio abbiamo nel vivere tutte le cose della vita. E infine, i Vangeli di questa settimana ci ricorderanno che dipende anche cosa noi stiamo cercando in questo momento della nostra vita. Se cerchiamo anche noi di essere perdonati, saremo disposti a vivere gesti di perdono. Se noi non cerchiamo il perdono da Dio nella nostra esistenza, o anche dagli uomini, se abbiamo qualche cosa da farci perdonare, allora è difficile che diventeremo sapienti in quest'arte. Ecco, credo allora che questo terzo atteggiamento di sapienza sia più concreto addirittura degli altri. Abbiamo a che fare con cose della vita ordinaria. Mettiamoci davvero a riscoprire i Vangeli di questa settimana per capire che questa sapienza è davvero alla nostra portata, se noi lo desideriamo.